Questo è il giorno della laurea, perché no? Sì, questo è il giorno della laurea che l'aspettavo da anni. Questo per me era un sogno e questo sogno si è avverato dopo tanti anni. A 84 anni. Dottor Peppino! Dottor Peppino, che ormai mi ha chiamato dottore. Dottor Giuseppe Paventi, laureato in giurisprudenza presso l'Università di Tor Vergata nel 2016, un sogno, un corso sindaco a Milano, cresciuto in una famiglia di contadini nel Molise, attore. Venivo da una famiglia molto povera, tant'è bene che i miei genitori mi c'erano lavorato 4-5 anni nelle campagne e non mi mandarono a scuola perché non avevo le possibilità. A 18 anni poi ero analfabeta. Analfabeta fino a 18 anni, ma tratta la sede di cultura e l'accordo con i genitori. Il giorno va a lavorare, la sera ti mandiamo a scuola e la notte studiavo con la candela. La licenza militare a 19 anni, poi a 20. 1952 a Roma per il servizio militare, il negozio di carriere nel 1960 e la determinazione per seguire gli studi, una strada tutta in salita, affrontata con tanti sacrifici e nello stesso tempo con passione. Quindi la licenza media a 59 anni e a 75 il diploma da ragioniere. Ho dovuto studiare l'inglese, per cui io mettevo anche qualche inserzione sul giornale che volevo andare a Londra. Volontà di ferro, tenacia, la strada di Peppino è tracciata tra una sforbiciata di capelli, una rasatura di barba e perché no anche una ripassatina di tango. Peppino, un poveretto ballerino, si iscrive nel 2011 alla soglia di 80 anni alla facoltà di giurisprudenza e in soli 5 anni consegue la tanto agognata laurea. Quando uno ha tanta voglia di studiare, non c'è nessuna cosa difficile. Ora il sogno del dottor Peppino, profondamente religioso, è quello di diventare avvocato. Suoi averi e da un'impone affinché dice possano studiare come ho fatto io.